Tutta un'altra storia rispetto a un anno fa, quando il Gravina rischiò seriamente di non iscriversi al campionato di Serie D. 12 mesi dopo, infatti, i murgiani non nascondono le proprie importanti ambizioni. Quest'anno è intenzione di tutta la società di puntare in alto, di puntare assolutissimamente a fare un bellissimo campionato e quindi di giocarci assolutissimamente la zona playoff. Anche perché le condizioni non solo della società ma anche della comunità unitamente all'insediamento quindi del nuovo consiglio comunale secondo me sono favorevoli per tentare questo salto di categoria. Non ci sono ufficialità al momento, ma esistono già delle certezze. Il Gravina ripartirà da Antonio Summa e Felice Ragone in panchina e da Pietro Chiaradia come uomo a mercato. Non possiamo che ripartire da loro, anche perché hanno fatto troppo bene. Devo dire con grande onestà che è prevalsa la professionalità. Quest'anno un bel campionato con grandi risultati e sottolineo con il minimo sforzo, quindi non possiamo che ripartire da loro, anche se non è stato ancora firmato niente, però è intenzione della società di ripartire assolutissimamente dal trio che hai appena annunciato. Facile immaginare inoltre che il Gravina proverà a confermare in organico capitan Giuseppe Chiaradia, icona del calcio cittadino, l'attaccante Moudou Diop, abbondantemente in doppia cifra nell'ultima stagione, e poi i centrocampisti argentini Rodrigo Tuninetti e Santiago Chacón. Dobbiamo fare di tutto per ripartire da loro, dico dobbiamo fare di tutto, perché? Perché da voci indiscrete, voci di corridoio, sappiamo che alcuni di questi sono molto corteggiati da altre società. Quindi stiamo facendo di tutto per trattenere quindi, tutti coloro i quali sono stati i protagonisti, onestamente i protagonisti e l'intera squadra. Però quelli che hai appena enunciato quindi hanno fatto un bellissimo annata calcistica. C'è grande entusiasmo a Gravina grazie all'ottimo campionato disputato nell'ultima stagione ed è un entusiasmo che l'attuale dirigenza proverà a coltivare. Quasi un anno fa la società stava quindi per lasciare il titolo, lo sappiamo tutti, poi spinti da un senso di responsabilità perché ci sembrava di gettare alle ortiche tutto il lavoro fatto da coloro i quali ci hanno preceduto, compreso anche noi che abbiamo militato 4 anni nella Serie D. E quindi c'è tanto entusiasmo. La settimana prossima partirà la campagna abbonamenti. Mi associo a coloro i quali ci saranno accanto, ci saranno vicini. Un invito a tutti coloro i quali quindi ci saranno accanto a questo bel cammino che la società vuole portare a termine.